Benvenuti in questo nuovo video 21 giorni a dieta. Come avete visto, in questa settimana ho perso 1 kg e 100. Non male. Non male perché comunque se ci pensate ieri ho mangiato il tiramisù fit, la pizza non me la so fatta mancare. Ho mangiato i crackers. Quindi ho mangiato la grana, tutte cose abbastanza caloriche per una dieta. Quindi la sfida è stata superata. Adesso, man mano che vado avanti, la sfida sarà sempre più grande, perché non è detto che perda di più o perda sempre 1 kg in una settimana. Il mio obiettivo è perdere 1 kg a settimana. 1 kg e 100 non è male. Detto questo, si inizia una nuova settimana con tè, camomilla e biscotti. Adesso andrò a preparare i biscotti, farò il video dei biscotti integrali che mangerò per tutta la settimana col tè o con la camomilla. Quindi già vi avviso che farò un'unica foto per tutta la settimana, perché è inutile fare ogni giorno sempre video, il video nuovo della colazione non ha senso. Vi metterò sempre la stessa foto, vi do il buongiorno e metto la foto, così non devo perdere io, no che perdo tempo, però comunque una cosa in meno, tanto è sempre uguale, quindi non ha senso. Vi faccio video dei biscotti, vi faccio vedere la camomilla e il tè solo una volta e poi alterno un giorno e un giorno. Vediamo questa settimana quanto si perde purificando il corpo dal latte. Detto questo, quindi 83,6 si scende. Speriamo bene che in questo mese almeno 82, in modo che dal mese prossimo mi dedico per arrivare nei 7, che sia anche 79, ve l'ho già detto. Per me va benissimo. Volevo precisare un'altra cosa: se non vi piace nella camomilla, nel tè, non potete berli, eccetera, va benissimo sostituirli con il latte. La cosa essenziale, o un'altra bevanda, che sia una tisana, la bevanda di riso, insomma, quello che volete. L'importante è sempre rimanere, non bevande ovviamente caloriche. Detto questo, la cosa più importante è che non mi sforate di 30 grammi biscotti. Ovviamente parlo per chi segue la mia dieta, del resto ognuno segue quello che vuole. Però siccome alcune ragazze la seguono, ci tengo a precisare. Quindi se un giorno a settimana volete bere il latte, non vi preoccupate, fatelo tranquillamente, non c'è nessun obbligo. Può capitare che durante la settimana dici mi sono stancata di bere tè e camomilla e bevete il latte. Bene, io vado a preparare prima i biscotti e poi la colazione, ma io i biscotti farò un video a parte, quindi ve li farò vedere qui così e farò l'assaggio con voi e poi vi metto il video sul canale. Ci vediamo fra un po'. Allora, eccomi qui per la prova assaggio dei biscottini. Vado a fare la mia colazione. Stamattina un po' tardi perché mentre ho preparato i biscotti, intanto ieri ero stanca perché avevo già fatto l'altro video, quindi non mi andava. Comunque assaggio così poi finisco la colazione prima che si sveglia la piccola. Sembra di mangiare pane integrale, lo dico onestamente, ma un po' me l'aspettavo perché alla fine non ho messo l'olio, ho sostituito con lo yogurt, tra virgolette, non c'è burro, quindi niente di che, però ci dobbiamo accontentare. Male male non sono. Sono un po' morbidi però, proviamo il cuore. Questi sono meglio. Allora, sicuramente ho sbagliato una cosa, l'ho fatti troppo doppi. Comunque, se li fate, fatemi sapere e vi consiglio di farli un pochettino più fini, perché più fini sono, più vengono croccantini. Mentre io l'ho fatti doppi, sono un po' morbidi, però non sono male. E allora, adesso finisco la mia colazione con la camomilla e biscotti e poi
Ci vediamo dopo. Oggi non posso uscire perché è maltempo e sta piovendo. Meno male che ieri ne ho approfittato. E ci vediamo dopo per la merenda. E poi vi devo dire una cosina della chat. Non so se ve la dico qua o faccio video a parte. Adesso vedo. A dopo. Eccomi qui, sono le ore 13, sono abbastanza sconvolta perché ero fuori sul terrazzo a pitturare la cyclette, si vede? Un po' sporca. Quindi ho rispolverato la mia vecchia cyclette perché voglio fare almeno quella, visto che non riesco ad allenarmi con diciamo i pesetti, cioè faccio poco, almeno mi do l'input di fare la cyclette, vediamo se riesco. Quindi l'ho pitturata perché si era arrugginita tutta vecchia. Infatti ho detto la uso per un po', poi la butto, oppure la regalo e me ne compro una appena possibile, oppure compro il tapirulan. Adesso vediamo comunque qualche attrezzo per allenarmi. Quindi dicevo, sono le 13, spuntino saltato, e mi vado a preparare oggi il couscous con queste verdure, contorno del campo, carote, broccoli e cavolfiori. Adesso vado a bollire un bel gruzzoletto in acqua per 2 minuti e poi lo metto nel couscous. E a fianco mi mangio una zuppa di ceci, diciamo ceci all'insalata. Quindi invece di fare la pasta con i ceci e la verdura a fianco, faccio l'inverso, diciamo, diversamente. Quindi mangio le verdure col couscous e i ceci a parte. Ogni tanto lo faccio, tanto è la stessa cosa. L'importante è mangiare quegli ingredienti insieme, come volete li mangiate. Preferisco fare così. Quindi vado a preparare, vi faccio vedere come preparo il tutto e ci vediamo dopo per l'assaggio. Allora, vi volevo far vedere le verdurine che sono troppo, troppo, troppo carine. Broccoletto, cavolfiore e poi le carotine. Adesso vado a lavarle e le metto a bollire nell'acqua. Allora, come al solito vado a pesare 70 grammi di couscous, comunque potete mangiare 60-70 grammi in base alla vostra fame, decidete. Io siccome comunque ho saltato lo spuntino mangio 70 grammi e poi vado a mettere le verdurine. Ovviamente il couscous per renderlo più morbido dovete mettere l'acqua bollentissima, io vi consiglio quella, non tanta acqua, il giusto. Ecco qui, ho fatto cuocere le verdurine in acqua bollente per un po'. Adesso è la prima volta che mangio il couscous con queste verdure bollite, devo essere onesta. Quindi, come al solito, io faccio esperimenti in diretta e vado a mischiare il tutto. Le schiaccio un po' perché almeno. E adesso aggiungo anche un filo di olio e del sale. Il mio pranzo oggi si mangia di lusso perché 100 grammi di ceci più couscous e verdure mi sazio che è una bellezza. E adesso vado ad assaggiare con voi il couscous con le verdurine. Allora faccio la prova con voi. Vediamo. Buonissimo. Queste verdure sono proprio buone e la cosa bella è che non c'è olio all'interno, quindi quindi provatele, il couscous con queste verdure è fantastico e sicuramente sazia anche. Io vado a mangiare e ci vediamo più tardi con lo spuntino, che oggi abbiamo il quadratino di cioccolato, quindi sono super felice. Allora, sono le 18:30 ed è l'ora dello spuntino. Allora, mangerò questa mela con un po' tagliata, diciamo, quindi quasi una mela intera, che l'ho data alla bimba, l'altro pezzo ed è peccato. E poi finalmente un quadratino di cioccolato fondente. Era pure ora di mangiare qualcosina di buono. E quindi adesso vado ad aprire in diretta il cioccolato. Mi sa che non si doveva aprire così comunque. Vabbè. Dopo 21 giorni di dieta. Ovviamente questo non è un quadratino di quelli piccoli, perché questo è quello finissimo, quindi un quadratino è un po' un quadratone, però va bene lo stesso. Mamma mia, dopo tanti giorni a usare il cioccolato,
Ok, vediamo come va. Quindi vado a tagliare la mela e poi fra un po' assaggio con voi il cioccolato. Allora, ecco qui il mio fantastico spuntino. Vabbè, non si vede, comunque vi ho fatto la foto, vado ad assaggiare con voi la cioccolata. Vado ad assaggiare con voi la cioccolata. Buono. Vi dirò, sarà perché sono in astinenza da cioccolato, nonostante sia 84%, non è per niente amara. Ne assaggiate di peggio. Questa è proprio una bella qualità. Però non vorrei che è un finto amaro. Perché mi sembra strano, perché io assaggio quella della Lind, 84% era immangiabile, questa è 85%. In effetti dice che c'ha lo zucchero, quindi probabilmente per quello. Perché se voi assaggiate quelle lì tipo di marca e mangiate 80-70%, sono amarissime. Invece questa, però, comunque sembra un quadratino di cioccolato fondente. Voi l'importante è che lo comprate fondente e che non sia di marche troppo scadenti, perché altrimenti contengono troppo zucchero. Vado a fare il mio spuntino e ci vediamo più tardi per la cena. Ho rispolverato la mia ciclette e adesso mi vado a fare una mezz'oretta prima di cena. Sono sempre io, senza frangia. E mi devo fare domani mi faccio finalmente la tinta nera, domani divento nera. E dicevo, oggi la sto facendo così la ciclette, nel senso senza seguire nessun programma. Poi da domani, siccome continuerò, mamma mia, già sento il fiatone perché è da parecchio che non faccio la cyclette. Da domani seguirò il programma online, quello di cui vi parlavo. Poi vi faccio vedere, su YouTube il programma che seguo io. E così man mano mi riprendo il ritmo. Adesso farò giusto, penso, un quarto d'ora, 20 minuti in base alla bimba. E poi domani cerco di fare sempre un po' di più. Iniziamo gradualmente. Eccomi qui, ho fatto 20 minuti di ciclette, sono riuscita a fare, scusate ogni tanto controllo la bambina, sono riuscita a fare solo 20 minuti oggi, ho messo un po' di musica a palla, la bimba che mi guardava nel carrozzino e sono riuscita a fare 20 minuti. Adesso vediamo un attimino perché sicuramente la farò ogni giorno, anche se devo ritagliarmi un po' di tempo la mattina o la sera, prima di cena, prima dello spuntino, ce la devo fare. Quindi adesso sono le 19:30, tra un po' inizio a cucinare, anche stasera vedrete zucchine, mi dispiace dovervelo comunicare, ma mangerò le zucchine anche stasera. Purtroppo la mia dieta, devo rinominare la mia dieta, la dieta delle zucchine, perché io mangio praticamente ogni giorno quelle. Quindi farò zucchine alla piastra e poi invece del petto di pollo o della lonza, scusate, farò l'hamburger di pollo. Quindi mangerò queste due cose. Io adesso vi saluto. Non ho fatto lo shampoo perché domani mattina voglio fare la tinta, la farò insieme a voi. No, sto guardando la monella perché sta nella culla. Non so se riuscite a vederla. Aspetta, eccola là. Solo che mi fa un po' preoccupare. Quindi adesso devo staccare, devo andare vicino a lei perché è un po' pazzerella. Ci vediamo dopo. Allora ragazze, questa è la cena, hamburger di pollo, come avevo già anticipato, e zucchine arrostite. E nulla, stasera non c'è l'assaggio perché tanto alla fine non c'è nulla di nuovo, nessuna ricettina, molto semplice, una cena molto semplice. Io vi auguro la buonanotte e ci vediamo domani con un nuovo diario alimentare. Non dimenticatevi di lasciare un like e un commento. Baci!